quando il mare si fa duro, i duri uomini di mare, almeno presunti, se possono, mettono piede a terra. Ed è quello che abbiamo fatto noi, prudentemente. Ma questo non è inutile. Fuori è vero, soffia la bora, ma qui, in questo golfo, l'acqua è tranquilla. E ne approfittiamo per conoscere meglio Lussin Piccolo. Ho intanto un tormentone, Lussin Piccolo, Lussin Grande. Lussin Grande, in realtà, è il lussino che è rimasto il più piccolo, il primo a sorgere. Lussin Piccolo, invece, che sorge su questa che è chiamata la Valle d'Augusto, si è sviluppato enormemente. Ecco, perché Valle d'Augusto? Perché qui l'imperatore Augusto, con la sua flotta, svernò. Un luogo quindi molto riparato. Infatti ci sono soltanto due possibilità di uscire in mare, la cosiddetta bocca falsa e la bocca vera. Vuol dire che da una parte si entra con difficoltà o si esce con difficoltà, dall'altra invece le manovre sono molto più tranquille e più facili. È da qui che partivano i grandi velieri, qui che c'erano i grandi cantieri navali, e qui ci colpisce anche una curiosità. Vediamo delle imbarcazioni adibite ad una funzione assolutamente insolita. Su queste imbarcazioni si vende la verdura. È verdura che viene prodotta nell'entroterra, non qui nelle isole, e poi viene portata qui su questo mercato. Sempre su questa piazzetta sorge anche un monumento al pescatore subacqueo, quando l'attività della subacquea era più facile da esercitare, e qui sorge anche il mercatino del pesce. È proprio lì che adesso noi andremo per visitare, per vedere come vanno le cose, valutare un pochino i prezzi, che cosa si pesca, eccetera, eccetera. Eccoci qua, entriamo ora nel mercato del pesce, un mercato che ha una storia antichissima, oltre un secolo di vita sicuramente. Ricordiamo che la struttura è di proprietà comunale, però i pescatori, pagando una loro piccola quota, hanno diritto ad avere un loro bancone in cui vendono direttamente ai clienti, alla clientela. Noi vediamo che è un mercato molto pulito, ci sono i pesci ben esposti, sono pesci che conosciamo naturalmente, triglie, codi di rospo e così via, sono gli stessi pescati che ci sono anche sulle nostre rive. Là c'è una fotografia molto interessante che si riferisce a quanto stavo dicendo prima, risale quasi un secolo fa, 1905, Lussin Piccolo, scritto in italiano. Questo è un fatto curioso, però c'è scritto anche Platz und Fischmarkt in tedesco. Però diciamo che è una fotografia relativamente recente ancora, perché quella piazza una volta non c'era, il mare lambiva il mercato. Ci spostiamo ancora, vediamo che i clienti stanno acquistando. Ricordo ancora che i pescherecci qui a Lussino sono circa una cinquantina, 20 che si dedicano allo strascico, una trentina invece a pesca più piccola. Qua ancora vediamo i prezzi in cune, però ecco, per avere un'idea migliore dei prezzi e poterla paragonare a quanto avviene in Italia, ci fermiamo accanto a questo borsino. Oggi diamo anche noi un borsino molto rapido, un borsino che si riferisce agli scampi, che sono crostacei prediletti, qua si fanno molti piatti con gli scampi. Vediamo i prezzi allora. Lussino, 120-140 cune, che equivalgono a 30-35 mila lire. A Spalato il prezzo si abbassa notevolmente, 80-100 cune, 20-25 mila lire. A Pola si rialzano un pochino, 110-130 cune, che equivalgono a 27.000 e a 32.000 lire. Zagabria si rialzano ancora, 30.000-35.000 lire, ovvero 120-140 cune. Questo il borsino per quanto riguarda gli scampi qui a Lussino.